Siamo all'ingresso della mostra dedicata a Benozzo Gozzoli e la Cappella dei Magi all'interno di Palazzo Medici Riccardi a Firenze. Ricorre quest'anno l'anniversario dei 600 anni dalla nascita, un anniversario presunto del grande artista rinascimentale che ha avuto una fortuna importante fino all'Ottocento, quando poi è stato messo da parte, senza in realtà una ragione particolare. Nel 1972 viene poi, grazie a un saggio critico, riscoperto, ma a Firenze, incredibilmente, non gli ha mai dedicato una mostra. Ecco che questa occasione, soprattutto in concomitanza con il Natale, simboleggiato naturalmente dalla celeberrima Cappella dei Maggi, è l'occasione per riscoprire chi in fondo non fu considerato un grande innovatore del Rinascimento. L'apporto della tecnologia multimediale, della realtà aumentata, ci permettono di documentare il rapporto di Benozzo Gozzoli con Firenze, non potendo esporre tanti documenti, peraltro preziosi, in formato originale. Per avere un'idea di quanto quest'autore sia stato trascurato nella storia dell'arte recente, basti guardare questa piccola opera di grande pregio, Madonna con il Bambino e Angeli, che è un prestito della National Gallery. In effetti è incredibile, ma per tanto tempo è stata attribuita al Beato Angelico. L'esposizione è quindi un'occasione per immergersi nella Firenze medicea e nell'atmosfera natalizia, riscoprendo un grande autore.